Signore e signori, gentili colleghi, a tutti quanti un caloroso benvenuto all'interno del comune di Lamezia Terme. Mi pregio di dare il benvenuto a nome di chi ci ospita, quindi questa generosa e pronta amministrazione comunale, e il benvenuto che giunga anche a nome del Racing Team Lamezia, organizzatore della 17ª cronoscalata del Reventino, un evento, appuntamento motoristico che sta per iniziare qui a Lamezia Terme ed è l'11º appuntamento del campionato italiano velocità montagna, ovvero la massima serie tricolore dell'Automobile Club d'Italia, la massima serie tricolore e la massima espressione delle corse in salita. Ancora una volta la Racing Team Lamezia ha potuto vantarsi di questo inserimento in questo prestigioso ed esclusivo calendario. Ancora una volta sarà una prova determinante del campionato italiano velocità montagna, questa competizione che gode, come possiamo vedere, come abbiamo visto negli anni, non solo del favore di tutti quanti i migliori piloti in arrivo da ogni parte d'Italia, ma gode soprattutto di una forte simbiosi con il proprio territorio. Questa simbiosi la si rispecchia anche nei partner importanti ed efficaci che questo appuntamento motoristico di anno in anno riscuote. Infatti ringraziamo tutti quanti i partner, in particolare i signori Ionà, che oggi ci hanno fatto anche l'onore di essere presenti, un marchio che si associa a questa competizione ormai ed è sinonimo di questa competizione da diversi anni. Però, come dicevo prima, ringraziamo e continuiamo a farlo le persone che ci hanno così ospitato con molto entusiasmo. Non è la prima volta che ci troviamo all'interno di questo comune, in altre occasioni lo abbiamo fatto soltanto per le operazioni preliminari alla gara, come sarà anche questo venerdì. Questa volta invece lo siamo anche per la presentazione, per scoprire quelli che sono i particolari, i motivi tecnici, sportivi, ma anche i motivi di funzionalità di questa gara, di scoprire perché questa gara è così radicata nel proprio territorio, in Calabria e alla Lamezia Terme in particolare. Passiamo a conoscere gli ospiti che ascolteremo tra poco e poi man mano scambieremo delle opinioni con loro. Quindi ringraziamo per essere qui con noi il vice sindaco di Lamezia Terme, il dottor Francesco Cagliotti, e poi l'avvocato Antonio Barbero, che vedete alla mia destra, il delegato della provincia e il delegato per i rapporti con gli enti locali. Ancora l'assessore di Lamezia Terme, l'assessore allo sport Angelo Billotta, e come avete visto ci ha appena raggiunto anche il presidente del Consiglio Comunale Francesco De Sarro. Al centro del tavolo c'è anche il presidente dell'Automobile Club Catanzaro, quindi il riferimento della federazione sul territorio, ed è Eugenio Ripepe. Sono ancora al tavolo presidenziale, tra poco li ascolteremo per conoscere i particolari di questa competizione, sono il presidente del Racing Team Lamezia Enzo Rizzo ed il responsabile marketing e comunicazione che è Sergio Servidore. Quindi abbiamo molti ospiti con i quali parlare, ognuno dei quali ci rivelerà appunto dei particolari a proposito di questo evento che sta iniziando e di cui oggi viviamo insieme il primo atto, ovvero la presentazione. Ma parlavamo di partner importanti e partner prestigiosi, come ricordavamo prima l'Auto Ionà, ma ci sono anche dei partner cosiddetti etici, e quindi tra questi ricordiamo l'APIS, l'Associazione dei Volontari Italiani del Sangue, e anche il CSM di Vico Valencia, non dimenticando naturalmente il Carrefour Market, che ormai siamo abituati a usare come sinonimo, a usare anche come icona dell'evento motoristico, della cronoscalata del Reventino, che quest'anno celebra la 17ª edizione. Dottor Cagliotti, grazie innanzitutto per la vostra entusiasta ospitalità, grazie per la prontezza con la quale avete risposto a questo invito. Noi ringraziamo anche il dottor Mascaro, che sappiamo essere assente per motivi istituzionali, ma parlavo prima di questa radicalizzazione nel territorio della cronoscalata del Reventino. Voi che siete amministratori, a parte quelli che possono essere gli aspetti economici che sono fondamentali, palpate realmente questa cosa nel vostro territorio, nella vostra città? Assolutamente sì. Sì, lo sentiamo moltissimo. Innanzitutto è doveroso un ringraziamento da parte dell'amministratore comunale, invece agli organizzatori, all'Automobile Club Italiano e a tutti i partner, diciamo,
che hanno sponsorizzato questo evento, perché senza diciamo, queste rappresentatività diciamo, economiche difficilmente si realizzano questi eventi, quindi è importante sottolinearlo. Devo dire che la città di Venezia Terme, anche sotto questo profilo, prima ancora che nella veste della gestione comunale, ha risposte meno importanti con delle realtà più integrali importanti. Ecco qui quello che è la brochure informativa, e ho il piacere di notare che moltissime aziende del territorio, nonostante le grandi difficoltà economiche che c'è in questo periodo, hanno risposto. Di fronte a questo impegno è del Racing Team La Mezia e della Domotica Club e di tutte le associazioni che hanno partecipato, e di fronte all'impegno anche dei imprenditori privati, l'amministrazione comunale doveva rispondere presente. È chiaro che purtroppo sempre con maggiori difficoltà dal punto di vista economico, ma dando quello che è possibile sotto come contributo, ma soprattutto come disponibilità alla logistica, ad assicurare la logistica per questo evento così importante. Lo sentiamo come un senso di appartenenza in maniera molto vivo per due motivi, sia perché c'è un'importanza dell'evento sotto profilo sportivo, lei giustamente lo ha ricordato, questo si tratta di un evento nazionale, il Presidente del Club Italiano mi spiegava che forse da ieri in giù questo è l'unico diciamo, evento per il meridione, bisogna poi andare in Sicilia per trovarne uno analogo. È di grande importanza sotto profilo sportivo e penso che gli appassionati avranno l'occasione di poter diciamo, vedere un evento di grande livello, di grande importanza, sentire rombare i motori per chi è appassionato è sempre una cosa di grande importanza. Ed è, diciamo, sottolineo questo invito tutti a partecipare, le verifiche tecniche, le verifiche amministrative si svolgeranno qui nella, diciamo, nel cortile del comune, quindi l'occasione perché la città è in questa sede, è nella sede di Magolà, possa vivere al 100% questo evento. Ma quello che è importante sottolineare è che è un indotto, ed è un indotto positivo per la città, sotto il profilo anche dell'immagine del turismo. Vedevo nel sito che ci sono anche la storia di questo evento e vedevo che c'era anche una rappresentazione fotografica delle edizioni passate, nonché del percorso. È bellissimo vedere quelle strade di montagna, diciamo, sembra quasi ecco, la rappresentazione di quello che è la Mezia Terme. Si passa dal mare, è una cronoscalata che porta in pochissimi minuti su in montagna, e dalla rappresentazione plastica di come questa città abbia delle meraviglie appunto naturali che questo evento mette in risalto. Quindi questo indotto che è sicuramente di immagine, di turismo, coinvolge gli imprenditori, coinvolge la gente perché è uno sport molto popolare, quindi di fronte a questi presupposti la Commissione Comunale deve necessariamente rispondere presente e deve ringraziare coloro i quali con grandi sacrifici, grandi sforzi economici, sacrificando insomma tempo, famiglia, lavoro e quant'altro, riescono a organizzare dopo tanti anni un evento così importante e a cui auguro sempre maggiori successi e sempre maggiori sviluppi. Grazie dottor Pagliotti, naturalmente appena finiremo questo scambio di opinioni e tutti i presenti saranno a disposizione dei colleghi giornalisti per eventuali domande. Diceva proprio adesso il vice sindaco un importante indotto anche per ciò che riguarda il turismo, ce lo diranno tra poco anche gli organizzatori, fortunatamente si registra già quasi tutto esaurito, c'è stato segnalato anche questo dato, per cui lo diciamo con una punta d'orgoglio da sportivi ma anche da rappresentanti degli organizzatori. E mi diceva poc'anzi Sergio Servidone che è arrivato il saluto del dottor Antonio Scalzo, doveva essere con noi per rappresentare la regione e invece degli impegni istituzionali lo hanno trattenuto in Piemonte, giusto? Ecco, quindi mi ricordavo bene. Ma l'avvocato Antonio Barbeglio, delegato della provincia, delegato ai rapporti con gli enti locali. Bene, avvocato, sentivamo dal vice sindaco una testimonianza legata piuttosto al territorio circostante, quindi alla Mezia Terme. Nella provincia, questo evento, secondo lei, come e quanto è radicato? Appena sopra la Padania con una bianchina portata
questa cosa io ho scoperto, diciamo, alcune categorie di letture che non conoscevo, poi ho conosciuto nel corso degli anni, che sono le Osera, ad esempio. Credo che per gli appassionati sia un evento, diciamo, molto, molto importante. Io domenica scorsa lo raccontavo, siamo andati a fare una passeggiata in montagna, abbiamo visto con quanta passione gli organizzatori già si prodigavano a sistemare il percorso, e quindi è non solo, diciamo, l'importanza istituzionale, diciamo, turistico, il fatto che ci sia tutto esaurito, che è un segnale, ma anche la passione e il tempo che si dedica a queste cose che fanno di un evento che può essere piccolo o grande, sempre un evento importante, ma soprattutto di un evento che non solo alla nostra città, ma a tutta la provincia. Quindi noi abbiamo, diciamo, sempre accolto con grande volontà di contribuire a questa manifestazione. Purtroppo in questo momento, come sapete, le province sono in via di ridimensionamento, soprattutto economico, quindi speriamo che per il prossimo anno, quando ci chiameremo Aria Vasta, non più provincia, possiamo contribuire ancora di più, ancora meglio a questa manifestazione che riteniamo sia importantissima. Grazie, grazie avvocato Barberio, che come abbiamo sentito l'avvocato Barberio ha sottolineato anche l'opportunità che un evento sportivo può dare, ma anche l'opportunità che il territorio può dare ad un evento sportivo. Io per questo approfitterei della presenza dell'assessore allo sport Angelo Villotta. Assessore, in questo territorio lo sport è molto presente, ormai è un luogo comune, però noi che siamo sportivi ci crediamo, lo sport unisce e certe volte anche abbatte gli ostacoli. Che lo sport sia molto presente in questo territorio lo vediamo da tanti punti di vista, non ultimo, mi assumo la responsabilità di quello che dico, abbiamo qui presente con noi un pilota di auto che adesso sta passando alla motonautica ed è un pilota del territorio. Avete una casa costruttrice che insiste su questo territorio, una casa costruttrice di auto, e avete un evento importante come la cronoscalata del Reventino, quindi significa che questo territorio conta molto sullo sport, ma lo sport conta anche sul territorio. Casomai ne passo così. Ecco, sì, adesso sì. Sì, senz'altro lo sport, insomma, fa un qualcosa di veramente interessante, che riesce, tra virgolette, ad alcune gare, quindi a socializzare, l'importanza, insomma, dello sport in sé, delle diverse attività sportive. Un'attività come la cronoscalata, insomma, del Reventino, che è giunta alla sua 17ª edizione. Io ricordo quando ero piccolino, insomma, andavo a visitare le diverse edizioni che ci sono state. Ad oggi ho l'orgoglio di essere qui con l'assessore dello sport del Comune di Casatella e poter essere parte integrante, insomma, di questa manifestazione. Quindi un grazie senz'altro a Sergio Ferrinone, a Renzo Rizzo, che con molta passione hanno organizzato questo evento, che ha sicuramente una grande rilevanza sia a livello turistico che a livello culturale, che insomma veramente per una tradizione nonché un valore storico. Quindi l'importanza di avere una manifestazione del genere, un percorso naturalistico, che quello, insomma, è il percorso che le università hanno fatto sulla mia, e quindi un 3 giorni di puro divertimento, quindi in bocca al lupo a tutti i piloti, a tutte le scuderie, ma a maggior ragione ai piloti lamentini, alla scuderia lamentini, che sono sicuro che con un po' di scuola avanti la carriera della nostra città. In questo periodo in cui l'amministrazione comunale, come dell'università, insomma, sarà molto difficile, sicuramente questa attività riuscirà a dare la forza, insomma, a tutti i cittadini dell'amministrazione comunale, insomma, di andare avanti e proseguire per cercare di riportare la mesa a quello che è sempre stato il centro della Calabria, insomma, con tante capacità che può sicuramente ripercorrere tante iniziative che vanno dallo sport al turismo, ma che riporti la mesa veramente al centro, non solo dal punto di vista giuridico. Grazie, grazie assessore. E mi complimento con la vostra amministrazione perché vedo un presidente del consiglio molto molto giovane, Francesco De Sarro, quindi complimenti per la carica, naturalmente una carica che viene direttamente dalla gente ed è espressione della gente. Noi come sport motoristico, ma come velocità in salita in particolare, diciamo sempre di avere una peculiarità in più, cioè noi viviamo in mezzo alla gente, come anche lei si sarà potuto rendere conto. Si può parlare con i protagonisti, si può vivere l'evento insieme ai protagonisti, quindi il pubblico è coprotagonista dell'evento sportivo. Come vi chiedevo prima al vice sindaco, anche lei ha
palpato negli anni passati questa, questa cosa nella sua città, questo, questo sentimento? Certamente abbiamo sempre potuto osservare questa vicinanza che c'è stata tra le scuderie dei piloti e la partecipazione dei tanti turisti che si avvicinavano alla Mezzaterna proprio per assistere a questo evento importante. Io posso dire che sono quasi coetaneo forse della della crosta, cioè della 17ª edizione, io ne ho 25, più o meno ho potuto avere da, da quando ero in fascia. Voglio rivolgere un ringraziamento particolare agli organizzatori di, questo, di questa cronoscalata, il dottor Vizio, il dottor Seppilone. Posso dire che è diventato negli anni, grazie ai miglioramenti che sono sempre stati apportati non solo dalle amministrazioni comunali ma anche dalle amministrazioni provinciali che sono susseguite nel tempo, è diventato un patrimonio sportivo che sia della nostra città, di gestione della Mezzaterna, ma soprattutto dell'intera regione Calabria. Speriamo che questi miglioramenti che sono sempre stati portati avanti possano portare un aumento di questo flusso turistico che la nostra città ha bisogno, perché la nostra città della Mezzaterna per poter essere rilanciata ha bisogno di puntare sul turismo, ha bisogno di puntare su delle eccellenze, su delle eccellenze che possono essere delle edizioni così importanti di questa prima scalata. Soprattutto è un momento che deve essere non solo sportivo, ma un momento di passione, che deve avvicinare le famiglie, deve avvicinare gli amici e soprattutto per quegli appassionati come me che piace sentire il rombo del motore, piace vivere la velocità, penso che sia un evento unico e che sicuramente non possiamo mancare, ci dobbiamo essere sempre presenti. Spero che il rilancio del nostro territorio possa partire da questa eccellenza, possa partire da questa prima scalata, soprattutto grazie agli organizzatori. Grazie, grazie al Presidente del Consiglio Comunale di Lamezia Terme. Ebbene, Automobile Club d'Italia, perché tutto lo sport motoristico passa attraverso l'Automobile Club d'Italia, che è la federazione dello sport sulle quattro ruote, dal kart alla Formula 1. Ci stiamo avvicinando al Gran Premio d'Italia, quindi tutto l'Automobile Club d'Italia è impegnato quasi in quel di Monza, ma ci sono anche altri eventi importanti, come la cronoscalata del Reventino. Per questo il Presidente Eugenio Di Pepe, che è il Presidente dell'ACI Catanzaro, è presente qui con noi e sta lavorando senza sosta insieme agli organizzatori. Presidente, di solito in queste cose, a parte avere una funzione di organizzatore, l'ACI è l'ente che promuove il dialogo con le istituzioni. Questo comporta una grande mole di lavoro, ma comporta anche molte, molte difficoltà, anche perché non sempre si riesce ad avere un dialogo efficace, però mi sembra che qui a Lamezia questo dialogo sia scattato già da alcuni anni, giusto? Sì, intanto credo che qui a Lamezia anche secondo me, ma no, vuol dire che è uno spettacolo che ci regaliamo solo. E che dire? Dire che intanto a me questa occasione mi dà un senso di gioia e non fa sospettare che di distanza di vedere 17ª edizione, perché devo smentire il Presidente del Consiglio, questa è un'amministrazione che ha oltre 40 anni, perché prima ancora una scalata di Reventino, si chiamava di Castramarocco, come era stata una manifestazione non so se si sente. Caspari, guardi, facciamo un cambio di microfono così se strillo un po' più io non fa niente. Ok, ecco. E quindi una manifestazione che non è stata molto fortunata, perché partiva, avevamo grossi problemi e dovevamo ritornare a rifarla. Alla fine, grazie a te, siamo riusciti con questa nuova edizione 17, della cronoscalata del Reventino. Abbiamo fatto 17 edizioni, però sulle nostre spalle sono passate oltre 40 anni. E che dire, credo che per rispondere all'amico, non sono un raccordo, io devo dire che questo, noi abbiamo fatto un'esperienza quest'anno, quella di farla dopo agosto, che non è stata una cosa semplice, perché praticamente i momenti più impegnativi sono stati nel periodo di Ferragosto, e quindi vi lascio immaginare quali sono state le difficoltà. Mentre noi parliamo c'è un nostro collaboratore che preside la prefettura, perché ancora ci manca l'ultima autorizzazione, e lì gli ho detto non ti
se non esci con l'autorizzazione del prefetto, che voglio dire, tutti hanno diritto alle ferie, quindi siamo noi forse un po' controcorrente, forse perché questa cosa la facciamo spinti dalla passione, per cui non ci pesano nemmeno le ferie di estive. Credo che l'accordo con il club Calanzaro, sempre in rappresentanza di Autonomia d'Italia, l'abbia fatto, ma lo fanno non solo con le amministrazioni. Pensate che dopo questo ovviamente abbiamo gare più o meno importanti, questa è sicuramente la più importante, come diceva il vice sindaco, della Calabria e diciamo, direi dell'Italia del Meridionale, ma noi abbiamo fatto una gara il 23 agosto ad Agri, siamo qui il 6, il 20 saremo ad Amato, il 4 ottobre saremo a Luzzi e Vicendo. Quindi è un'attività che ha fatto sì che non solo crescessero diciamo, gli organizzatori, perché è chiaro che noi abbiamo un riferimento per ogni territorio che organizziamo, ma ha consentito la crescita anche in modo cospicuo di piloti. Io con orgoglio devo dire che quasi il 50% dei nostri piloti, dei concorrenti, sono nostri piloti. Come si immagina che una sola scuderia vicino all'automobilista ha scritto 30 punti. Questo vuol dire che l'attività automobilistica è un'attività che noi facciamo con attenzione e soprattutto con continuità, perché tu non insegni, ci sono gli astri nascenti che magari hanno l'obiettivo di portarsi il titolo in un'altra parte e l'anno successivo poi non fanno la gara, però l'obiettivo è quello di portarsi il titolo del campionato italiano via dal premio, che poi non si faccia, non è un problema. Quindi per non farla lunga, credo che con la squadra del Reventino mettiamo in campo tutte le nostre forze, tutte le nostre capacità, tutte le nostre manovolate, ripeto, sono le persone che non si leggono, sono quelli che hanno seguito la gara da tre mesi, i Vigili del Fuoco. Io non sto qui a dire com'è complicato fare una gara su, purtroppo, su una strada pubblica, perché noi corriamo solo sulla strada pubblica, su strade pubbliche, cioè credo che noi siamo secondi solo all'Automobile Club di Milano, che però le corse le fa a Monza, per cui la mattina si vedono, aprono e corrono. Noi per fare una gara dobbiamo lavorare 3-4 mesi e qui inserisco solo, approfitto dell'auditorio, della presenza qualificata. Io sono amante dell'automobilismo, sono amante della mia terra, della Calabria, ma ahimè spesso e volentieri però è proprio la mia terra che mi dà diciamo le peggiori tristezze. Io ho sempre detto a tutti quanti che la Venezia Terme, o meglio la piana della Venezia Terme, è l'habitat ideale per realizzare un auto. Ahimè, e qui scatta la, come dire, il vizietto della presa, perché quando io l'ho detto poi c'era qualcuno che la vedeva sulle montagne della Sila, qualche altro che la vedeva metà sullo stretto, metà, cioè c'era il tutto, però poi quando io mi ritirato nessun altro parlava. Io approfitto dell'occasione, del fatto che ci sia una nuova amministrazione, che a capo dell'amministrazione che non c'è, ma c'è una persona che viene dallo sport. E scusate, siccome lo faccio da sempre, lo sport c'è una sensibilità diversa, perché molti di noi facciamo sport solo per il piacere cioè non vorrei che venisse confuso lo sport con il calcio, per esempio, e il senso delle cose, noi ecco,
saremo felici domenica alla premiazione quando possiamo dire che è finita un'altra manifestazione, è andata bene, tutto quello che noi abbiamo cercato di fare in questi giorni si realizza. Per il resto siamo spinti dalla passione. Allora, io credo che, lo dico non perché sono rappresentante della comunità della provincia di Catanzaro, ma sono un certo che un autonomo e che nasca vicino all'aeroporto, vicino alla stazione, con una situazione climatica ideale che non ha nulla da inviare, avrebbe nulla da inviare a Monza o a Imola che ha i suoi problemi, è un progetto che io riguarderei. Non la voglio fare lunga, vi ringrazio a tutti e vi passo la parola. Grazie al Presidente dell'Automobile Club Catanzaro, grazie al Dottor Eugenio Ripepe. Il Presidente dell'ACI Catanzaro ha sottolineato alcuni punti molto molto importanti, tra cui la continuità. Sergio Servidone, come dicevamo, è il responsabile marketing e comunicazione della Crollo Scalato del Reventino. Continuità significa anche poter dare giusta promozione ai partner che hanno riposto in questo evento sportivo la fiducia per la potenzialità comunicazionale che lo stesso ha. Per cui è un rapporto di fiducia di univoco che si instaura con tutti i partner che si affiancano all'evento, giusto? Assolutamente sì, è la risposta che deve chiudere quello che hai appunto affermato tu. Io voglio iniziare prima di tutto esprimendo la mia grande emozione ogni anno, almeno io sono ormai da 3 anni accanto ad Enzo, nello stare accanto a un uomo come Enzo Rizzo, che veramente mi dimostra ogni anno di avere una grande passione, si sacrifica veramente tantissimo, la notte non dorme, mentre io dormo, devo dire, Presidente carissimo, io dormo, il Presidente Rizzo non dorme. E mi telefona e dice: cazzo, sei pronto? Dico: io sì, mi sto ancora vestendo, perché lui è già in piedi dalle 5 di mattina perché pensa che deve risolvere i problemi della cronoscalata. Quindi è un mese che facciamo questa piccola chicca. Lui mi telefona e dice: sei pronto? Dico: sì, io sono in piedi dalle 5 di stamattina. E chiaramente lo dico con tanto sorriso, perché è giusto che chi organizza una cosa così importante sia pronto anche a un sacrificio anche fisico, di andare sulla strada e fare tutto quello che deve fare. Una cosa molto emozionante è il fatto che dall'anno scorso ho chiesto a uno dei nostri principali partner una cosa bellissima. Per me è un grande motivo, il cuore che ci metto, nel dire che 16ª cronoscalata e 17ª cronoscalata si chiamano Memorial Gino Iona. Un mio grande amico, un grande amico di famiglia, è una persona veramente stupenda, che tutti alla mezza abbiamo avuto il piacere di conoscere, uno che quando non compariva, come ama comparire Emanuele, la sorella, sugli stampati, quando non compariva metteva le mani nel portafoglio e ti dava il contributo sostanzioso perché tu potessi andare avanti in qualsiasi manifestazione sportiva. E chi mi conosce sa che io di manifestazioni sportive ne ho organizzate da 40 anni a questa parte migliaia, e devo dire che l'ho avuto sempre accanto, quindi era doveroso assolutamente dire questa cosa. Per il secondo anno ringrazio personalmente la famiglia Iona di aver accettato che la cronoscalata sia un tutt'uno con un Memorial Gino Iona. Per il resto, che dire, dobbiamo ringraziare doverosamente il Carrefour Market, la famiglia Perri, nella persona di Pasquale Perri, il suo amministratore, che come tutti gli anni ha voluto assolutamente che questa manifestazione abbia il vero sostegno economico insieme ai nostri amici di Iona. E come vedete abbiamo distribuito queste book, queste locandine e i manifesti, ci sono diversi sponsor. Non sarebbe possibile sulle spalle solamente di due marchi poter sostenere una spesa che non dico qual è, che non è giusto, è pubblica, perché presentiamo il bilancio anche al Comune, che quest'anno ci darà il suo sostegno, anche se non sarà all'altezza del bilancio della spesa, ma comunque noi per questo vi ringraziamo, l'abbiamo già ringraziato in privato e adesso lo facciamo pubblicamente. Che dire, organizzare la Crollo Scalato del Reventino significa soprattutto mettere nell'occhio l'uomo,
questa città a livello nazionale. Io l'altra sera, che ho condiviso un'altra conferenza stampa con il sindaco, davo una notizia e il sindaco mi ha sbalordito dicendo: non mi dare, perché so già che i nostri alberghi sono strapieni. Quindi connubio sport e turismo penso che faccia molto bene a questa città. Assieme a tutti gli altri partner istituzionali di Verete, ne voglio ringraziare voi particolarmente a livello personale, che sono lo XEN provinciale di Vibo Valentia, l'ALIS di un partner murale, e vorrei ringraziare anche particolarmente un altro sponsor che è entrato, un altro partner che è entrato quest'anno, che è la Mediterraneo Wedding Car, qui rappresentata dalla mia amica Maria Angela Ferraiuolo, che non solo ha voluto starci accanto con un sostegno economico, ma soprattutto ci starà accanto con dei servizi costosissimi, che sono quelli della presenza delle nostre splendide Miss, e soprattutto saranno con noi giorno per giorno ad aiutarci in tutto quello che è la bellezza anche della consolata. Io volevo finire il mio intervento ringraziando anche un altro partner, che è la Malgrado Tutto, che in questi giorni ci sta assistendo in quella che è la pulizia del percorso, perché c'è la provincia con i suoi operatori cantonieri, si chiama cantonieri, ci sono i nostri operai, perché anche noi abbiamo delle manovalanze, se no non ce la faremo, e soprattutto la Malgrado Tutto, sollecitata dal presidente Rizzo, il nostro buon Raffaello e Piero, questi giorni sono presenti con tutti i nostri amici cosiddetti extracomunitari, con i nostri rifugiati che sono lungo la strada per pulire il percorso di gara. Quindi sono anche grazie a loro quando i nostri ospiti che verranno da fuori, da tutto lo stivale italiano, troveranno la strada perfettamente pulita, anche grazie al sostegno della Malgrado Tutto. Io dico che il mio intervento finisce qui, perché non voglio farlo lunga. Ringrazio veramente tutti coloro che hanno reso possibile ancora per l'ennesimo anno questa cronoscala dell'Aventino, che io ho imparato a amare 3 anni fa, ma vi assicuro che assieme a tutti gli altri sport che rappresento in qualità di coordinatore provinciale dell'OXEN, renderemo certamente più bella, soprattutto se il nostro grande amico, il nostro grande faro dell'ACI Sport, dell'ACI di Catanzaro, il presidente di Verde, ci starà accanto come sempre. Di questo lo ringrazio. Grazie a tutti e grazie alla stampa e alla televisione per quello che sapranno dire di noi, e spero diranno bene, perché noi tutto ciò che facciamo lo facciamo per il bene della nostra città e non per gloria personale, perché vi assicuro non ne abbiamo bisogno. Grazie per l'attenzione. Grazie. Grazie quindi a Sergio Servidone, responsabile comunicazione e marketing della cronoscalata del Reventino, che ha anche sottolineato l'aspetto di integrazione che può avere questo sport e può avere questo evento, parlando di chi ci sta aiutando, appunto di ospiti straordinari della città di Lamezia Terme. Quindi abbiamo visto gli aspetti sociali, gli aspetti politici, gli aspetti di marketing e comunicazione, e adesso dobbiamo necessariamente passare agli aspetti tecnici, non prima però di avere fatto ai colleghi della stampa 2 piccole sottolineature e raccomandazioni. C'è il sito www.cronoreventino.it e www.acisportitalia.it, dove si possono attingere tutte le informazioni sulla competizione, il programma e il regolamento particolare, gli appuntamenti, l'orario di chiusura strade, ma anche un'altra cosa molto importante per il territorio, ovvero la programmazione media istituzionale, perché a parte i colleghi che sono qui presenti oggi, ai quali va il mio personale ringraziamento come responsabile della comunicazione del campionato italiano velocità montagna, ma anche il ringraziamento del collega Carlo Minervini, che è l'addetto stampa della gara, e di tutti gli organizzatori, c'è un programma di promozione media a livello nazionale, dove siamo presenti su tutti i network televisivi nazionali, più sulla Gazzetta dello Sport e sul Corriere dello Sport. Solo alcuni giorni fa, il 27 di agosto, è uscito sul Corriere dello Sport un articolo di presentazione del Reventino. Ma quindi parliamo di questo ultimo elemento che ci mancava, l'elemento tecnico.
tecnico e sportivo. Non può che farlo il presidente del Racing Team La Spezia, non può che farlo Enzo Rizzo, e adesso sveliamo i particolari della 17ª cronaca 21. Bene, allora intanto mi tocca ringraziare per il sostegno dell'amministrazione della Spezia e delle persone dell'avvocato Mascara e di Chiara Rizzo. Lo stesso ringraziamento con luogo alla Regione Calabria, all'amministratore provinciale di Catanzaro, e ringrazio particolarmente colui che con la sua grande esperienza mi guida nella buona strada e sulla buona organizzazione. Parlo del presidente del Comune di Catanzaro, è un genio, senza di lui non si parla. L'abbiamo capito, non so come, ma l'abbiamo capito. Comunque ringrazio in generale tutti coloro che hanno dato il loro contributo per la buona riuscita della prestazione, e soprattutto voglio ringraziare l'ALS per il sostegno morale e l'Opsen della persona del suo presidente Luigi Papaleo. Bene, per quanto riguarda la parte tecnica, allora, il percorso di gara si svolge sulla strada provinciale 159/1 con partenza da località Papalà e arrivo alla località Munia del comune di Matadino. Per una lunghezza di 6 km, il percorso è un percorso misto veloce e molto tecnico. Tutto il percorso è stato comunque preparato in sicurezza con particolari accorgimenti. Noi badiamo soprattutto alla sicurezza dei piloti, dei partecipanti, per cui non tralasciamo niente sulla strada. Infatti sono state montate doppi, guardrail, tutti gli spigoli, muri, altri sono protetti con pieni di gomme e rotopalle che stanno arrivando stamattina da fuori comune. E allora, per quanto riguarda l'orario di partenza della prova in gara, è per le 9:30 di sabato e domenica mattina, mentre la strada viene chiusa sia sabato che domenica alle 7:30 di mattina, per cui chi vuole andare sulla strada deve svegliarsi un pochettino prima. Per quanto riguarda le protezioni di sicurezza sulla strada, su lungo i 6 km ci sono 24 postazioni di o ufficiali di gara, ogni postazione ce ne sono 3 ufficiali di gara, con bandiere di segnalazione in caso di incidente della macchina, con un bidone con piller, con scope, con tutto quello che serve per segnalare l'eventuale incidente in seguito in corso. Poi abbiamo tra queste 5 ambulanze di rianimazione con 5 autisti con l'abilitazione di barellieri. Abbiamo 5 dottori rianimatori, 5 infermieri professionali, in più abbiamo 5 carri attrezzi ACI per eventuale soccorso, una squadra completa di vigili del fuoco e un team completo di esplicazione con 5 specialisti. Questo per quanto riguarda la parte di sicurezza della gara. Per quanto riguarda le iscrizioni, posso cominciare a svelare qualche nome che è arrivato. Intanto le iscrizioni stanno diventando adesso mezzogiorno, secondo me. In questo momento. E allora, mi è arrivato un numero di iscrizioni mezz'oretta fa, eravamo a 160. Per cui, penso che come numero possiamo già... Numero di tutto il quadro. A questo punto è chiaro che devo svelare qualche nome, qualche presente. Allora, intanto partiamo, cioè dico che c'è la presenza dell'attuale campione europeo della montagna, il fiorentino Simone Maggiore, fresco vincitore dell'ottavo titolo continentale domenica in Slovenia. Il trentino Cristian Merlo, che è il suo diretto avversario nella conquista del titolo secondo del terreno di Gallo, per cui in questa classe ci sarà. Possiamo dire che si deciderà la Lezia, che c'era la Lezia, per cui questo lo sento che sono qua. Poi abbiamo altre macchine spettacolari, tipo la 155 DTM di Marco Bramenzi, del Terramano Marco Bramenzi, la Lancia del Taproto del bolognese Fulvio Giuliani. E tanti altri che vengono da fuori regione. Poi abbiamo i nostri locali, tra cui Scuola Domenico Iuri, Domenico Chiri e Giuseppe Aragona, i quali
fuoco in lotta per il titolo italiano di classe, per cui come vedete carne a fuoco c'è dentro. Cosa dire più? C'è in lotta serrata anche nelle altre classi, abbiamo le piccole bicilindri, sono 26, sono le bicilindri, e le rese state, un altro numero abbastanza numerose. Poi ci sono molti piloti locali, cominciamo regionali e internazionali. Per la seconda consecutiva abbiamo la presenza delle auto storiche, quest'anno sono già iscritte 15, per cui è già un numero consistente come auto storiche. I quadri non possono valore, 15 auto storiche. Abbiamo queste splendide hostess, sentiamo la presenza.
finanza che riguardava un autodromo. La domanda era se questo progetto non è quello che parla lei, che era un progetto più piccolo, oppure era un progetto privato comunque, oppure era un qualcosa che non è andato avanti per quello sia lo c'era preso. E il secondo, visto che tutti vi siete quasi giustificati da delle ristrettezze economiche e dei contributi dati a quanto ammontano per avere comunque cifre, sia provincia, comune o non so neanche quali possono essere, quindi privati magari no, però quindi pubblici almeno. Ecco, facciamo arrivare quel microfono perché ritengo che sia più idoneo per... Io rispondo subito, dell'autodromo è una cosa che la federazione che gestisce questa disciplina in Italia non ne sapeva nulla, tanto per essere chiari, e io personalmente non mi sono mai riferito ad autodromi privati perché credo che l'esperienza di chi gestisce questi impianti non possa fare carico a dei privati, ma deve essere rivolto semplicemente a strutture pubbliche, perché il costo di un impianto del genere credo che non sia valutato. Sicuramente qui io parlo di un autodromo calabrese, avevo individuato l'area, abbiamo presentato anche qualche ipotesi, mi riferisco a varie sedi per essere chiaro, cioè senza speculazione di nessuno, ho trovato 10.000 difficoltà perché anche gli stessi amministratori, chi voleva fare un centro della linea, chi voleva fare, avevano sempre un'idea migliore, e purtroppo questa è la realtà, che poi alla fine, se noi andiamo alla sede, vediamo quella bellissima distesa non utilizzata da nessuno. Quindi rilancio questa ipotesi, l'ipotesi che deve essere pubblico, e rigorosamente pubblico, e la città deve fare la sua parte. Chi risponde alla domanda sul supporto economico? Se mi sono occupato per tutto questo tempo del discorso economico di questa gara, penso che spetti a me rispondere. Allora, per quanto riguarda le cifre dei privati, chiaramente saranno pubbliche quando noi presenteremo agli enti che ci hanno dato la disponibilità economica il bilancio che sarà pubblico della manifestazione. Comunque una gara del genere dovete pensare che costa tra 65.000 euro e 70.000 euro. La maggior parte di questi fondi vengono raccolti a livello privato. Per quanto riguarda i fondi pubblici, noi fino all'anno scorso abbiamo ottenuto delle cifre anche, non dico ragguardevoli, ma abbastanza soddisfacenti. Il Comune quest'anno, come ho già detto e come ha già rimarcato l'assessore, non potrà esserci in egual modo vicino, ma noi, avendo avuto un incontro con questi splendidi amministratori che abbiamo incontrato, che ci hanno dimostrato quelle che sono le difficoltà in questo momento dell'amministrazione comunale di Lanezia, noi abbiamo risposto, assessore, sindaco, quello che questa amministrazione quest'anno vorrà riguardare questa gara, noi ci accontenteremo qualsiasi sia la cifra, anche se non sarà una cifra ragguardevole come quella che abbiamo avuto l'anno scorso, che poi tra le altre cose raccoglieva un biennio e non era una cifra che riguardava solamente la sedicesima cronoscala dell'Aventino, questo per onor di cronaca. Per quanto riguarda il resto, la Regione, noi abbiamo avuto il patrocinio da parte della Presidenza quando l'onorevole Antonio Scalzo era Presidente del Consiglio della Regione Calabria. Lui, giustamente, non essendo più Presidente per note vicissitudini che conosciamo, ma il consigliere regionale si è impegnato in parola ad andare dal neo presidente a chiedere di mantenere gli impegni che lui avrebbe preso verbalmente con noi. Quindi speriamo che il presidente Antonio Scalzo ci farà avere un modesto contributo che abbiamo ottenuto gli altri anni, che si aggira tra i 3 e i 4 mila euro, e quindi speriamo di averli. Quindi diciamo che noi, con questo che ci darà la Regione, con quello che ci va a riconoscere il Comune, pensiamo di arrivare al pareggio di bilancio, e se no vuol dire che rimanderemo un altro anno il pareggio del bilancio della sedicesima e della diciassettesima, perché noi non siamo abituati a lamentarci quando parliamo del bilancio della cronoscalata, ma siamo abituati ad alzarci le maniche e tante volte anche
a metterci ad anticipare in tasca, quindi noi lo diciamo tanto tranquillamente. Per quanto riguarda invece la provincia, dobbiamo dire che la provincia ha fatto uno sforzo economico abbastanza sostanzioso. Tutto quello che vedete sulla strada, l'asfalto, i muretti ripristinati e tutto il resto, lo ha fatto la provincia di Catanzaro con il loro bilancio, che noi non conosciamo qual è stato. Sappiamo comunque che la spesa si sarà girata tra le 20 e 25 mila euro, per cui noi ringraziamo tanto la provincia, che è una strada provinciale, dove investe soldi sulla sua strada proprio nel periodo in cui noi, non noi e tanti altri, fanno delle manifestazioni sportive. Per cui, come vedete, noi non abbiamo timore di dichiarare le cifre, perché la chiarezza del nostro bilancio è così chiara che più chiara non si può. Spero di essere stato chiaro e soddisfacente. Altre richieste, curiosità? I nostri ospiti sono stati così bravi da esaurire ogni vostra curiosità. Bene, allora, signori, complimenti a voi, che sia una bellissima 17ª edizione della Cronoscalata del Reventino, che sia una bella festa per la città e una bella festa di sport. Grazie a tutti quanti, quindi appuntamento per il video.